Da qualche tempo. Da qualche tempo sto esaminando questa parte del corpo umano. Volevo vedere con i miei occhi il punto dal quale hanno origine i nervi. Ebbene, hanno origine qui, dal cervello. Si diramano attraverso la nuca, si distendono lungo la spinale e da lì in tutto il corpo. Solo un filo sottilissimo come il refe raggiunge il cuore. Sono d'accordo. Anche se la tua scoperta è in contrasto con l'opinione di Aristotele, secondo cui è il cuore la fonte dei nervi. Padre Sarpi, voi conoscete la stima che ho per voi. Ma questo è tutto un arbitrio. Mi dispiace dirlo, ma le considerazioni che si fanno qui dentro sono affrettate. Caro Cremonini, è evidente che Aristotele ha parlato dei nervi senza aver fatto una verifica anatomica. Verifica anatomica? Ma come si fa a parlare di queste cose? Ai tempi di Aristotele non osavano mettere le mani sopra i morti come facciamo oggi, commettendo un sacrilegio. Che sacrilegio? Certo che sacrilegio! Silenzio! Cremonini, venite qui, guardate con i vostri occhi. Ho già visto. Se dovessi dar retta ai miei occhi direi che non avete torto. Ma poiché il grande Aristotele ha detto il contrario, penso che ci siano buone ragioni per dubitare anche dei nostri stessi sensi. Ditemi, professore, è vero o no che il caldo e il freddo li sentite con i vostri sensi e non chiedete ad Aristotele se dovete coprirli? Galilei, volete prendermi in giro? Ma non ci penso nemmeno. Ma ditemi un po', quando un vestito vi è diventato stretto, non ve ne fate un altro più largo? Ma cosa c'entrano adesso i vestiti? E lo stesso avviene nella scienza. Una teoria la usiamo finché non ci accorgiamo che è diventata troppo stretta e non si adatta più alle nuove esigenze. Ma insomma, che idee sono queste? L'autorità di Aristotele dove la mettete? L'autorità di Aristotele! Per la scienza l'autorità di Aristotele non conta un fico secco. Qui, proprio in quest'aula, abbiamo visto cadere molte teorie nelle quali fino a ieri credevamo ciecamente. Ad esempio, certe teorie di Galeno. Lo dite voi che sono cadute, invece sono ancora valide. No, non lo dico io, lo dice il cadavere, quello è il libro della verità. Ha ragione Sarpi, cosa stai a dire? Galeno è il più grande medico mai esistito. Ascoltate ragazzi, nessuno nega il valore di Galeno, anche se alcune sue opinioni oggi si dimostrano infondate. Vi faccio un esempio. Ecco, guardate. Secondo Galeno il corpo umano sarebbe regolato da tre spiriti. Questi tre spiriti passerebbero dal fegato al cuore per mezzo di canali che attraverserebbero il setto ventricolare del cuore medesimo. Galeno descrive minuziosamente questi canali, che si troverebbero qui, secondo lui. Però c'è un inconveniente, ed è che questi canali non ci sono. Per il semplice fatto che sono teorie. Volete coprire di ridicolo Galeno? Non ci penso nemmeno. Ho solamente osservato che questi canali non esistono, quindi tutta la teoria che si fonda su di loro non può stare in piedi. Ma ci devono essere per forza. Caro collega, accomodatevi e guardate voi stesso. Vediamo. Ci sono? Vedi? Guarda meglio. Allora, ci sono o non ci sono? Signore, un po' di contegno. Non ci sono. Non ci sono. Ma se Galeno li ha descritti, una ragione deve esserci. Queste sono stupidaggini, sono eresie. Ma che eresie? Smettetela di considerare eretici quelli che vogliono veder chiaro nelle cose. Mi meraviglio del vostro abito, ma sapete che il corpo è il tempio dell'anima? Qui lo fanno a pezzetti, si rimescola il cervello e si guarda quanti muscoli ha il cuore, come se da questo dipendesse la salvezza dell'anima. La salvezza dell'anima dipende anche da questo. Secondo me, ciascuno di noi ha il dovere di conoscere la verità. Ogni tentativo va incoraggiato. Questa geggia olandese, per esempio. Già, che cos'è? Ma è uno strumento curioso che mi hanno portato. Dovrebbe servire a vedere più vicino le cose lontane. Figurati, io non ci ho visto niente. Ma può darsi che non lo sappia usare. Vuoi darci una guardata tu, per favore? Sì, volentieri. Grazie. Thank you.
Guarda come che siamo fatti. Siamo fatti proprio in maniera curiosa, sai. Anche a tavola, roba da far passare l'appetito. Poveretto, gli agaspea tutto. Anatomia, astronomia, sei un uomo straordinario. Vuoi forse dire che ho troppe curiosità per essere un frate? No. Per vederlo meglio avevo casco ortegato. Esagerato. Per la mia guarda. Ti assicuro che io non sono fatto così. No, ti sei peso. Siamo in qualche modo beh, in basta. Questa è la macchina umana. Solo ora cominciamo a capire come si muovono i muscoli. Bene, magnifico, fantastico. Sappiamo come si è fatto il corpo umano, ma dell'universo non sappiamo quasi niente. Parmise è una roba veramente assurda. Ma da cosa dipende? Dai libri. Oh, ma non dategli retta, gli piace impressionare la gente. Amico, proprio un re, ma qua, qua io dovresti sapere come mandarlo via, mi fa un maltango, streghetta. E mighe non uno in fondo alla schiena che mi fa diventare armata. Se è proprio vero, l'uomo se l'essere più perfetto. Il vostro è un giudizio parziale. Ogni elemento della natura è perfetto. No, esiste una graduatoria. La scimmia, per esempio, è più brutta dell'uomo. Invece è perfetta. Un rospo è perfetto. E noi, le signore mi devono scusare, non siamo mica molto più belli di loro. Per me l'universo è meraviglioso in ogni sua parte. Ah, non lo metto in dubbio, ma l'universo è stato creato per l'uomo e l'uomo se l'essere più perfetto. Già, ma l'universo non è stato creato per l'uomo, come dite voi. Finché si parte dal preconcetto che l'uomo e la Terra sono al centro dell'universo, non si arriverà mai alla verità. Questo è l'errore. Secondo me l'umanità è soltanto una piccola parte del tutto. Credo che quello che state dicendo sia per certi aspetti interessantissimo, ma non dobbiamo mai dimenticarci che l'uomo è stato creato per dei fini ultimi. Voi nelle vostre anatomie trovate muscoli e ossa, ma i fini ultimi dove sono? Li avete mai trovati? Riguardano la fede. E se un giorno arriverete a fare l'anatomia dell'universo, pensate davvero che ci troverete il paradiso? Ma che domanda è? Va bene, ma questi non sono discorsi da fare, per favore. Secondo la Bibbia, Dio creò la luce il primo giorno e il sole, la luna e le stelle il quarto. Ma allora la luce da dove veniva il primo giorno se il sole, la luna e le stelle sono state create dopo? Voi che cosa rispondete? Ma se discorsi da fare a tavola, andiamo, mangiamo, mangiamo. Ma guarda che disastro! Te l'avevo sempre detto, mica il gran cervello di gallina. Adesso finché sei mio ospite qua a Venezia, non devi parlare così. Mi dispiace, ma dico solo quello che penso. Sono eresie, mi non voglio compromettermi. Ah, per favore dite a Galilei che vorrei parlargli. Domando scusa per il mio ospite. Elga ha delle idee intollerabili sulle quali io non sono d'accordo, sa. Ognuno è responsabile delle proprie opinioni. Ma chi sei? Giordano Bruno, quell'ex frate scomunicato. Guardarsi dal vento e dai frati che lascia il convento. Ciò dico, dove sei? In casa a pulirsi, vuole parlare col signor Galilei. Non avete paura di farvi vedere con me? Non ho paura. Conosco le vostre idee. Sì. Le conosco, anche se non le condivido, alcune almeno. E cioè? Quando per esempio affermate che la materia è Dio. Non può esistere un Dio che dà vita e organizza la materia dall'esterno. Con queste idee annullate le basi della religione. Io cerco di liberare la ragione dalle imposture. Per esempio non ci sono 9 cieli, come si insegna a scuola, ma uno, un solo spazio infinito. E tutte le stelle vi si muovono. Infiniti sono i mondi e la Terra è un pugno di polvere che corre nello spazio. Sì, ma che prove avete? La ragione. E che esperimenti avete fatto? Mi basta la ragione. Sì, ma quello che dite le sta da dimostrare. Io ci studio, ma non ho raggiunto nessuna conclusione. E perciò aspetto. Non crederete ancora che il cielo sia popolato di angioletti? No, anch'io penso, però è solamente una supposizione. Penso che l'universo sia materia e che tutto si muova e si muova anche la Terra, ma... Se non ho le prove, preferisco non parlare. Abbiamo visto Copernico. Dicendo senza prove che la Terra si muove, ha fatto ridere tutti. Ah, capisco. Temete il ridicolo. No, voglio trovare le prove e basta. Ma hanno detto che insegnerete a Padova quest'anno. La scienza che viene insegnata nelle nostre scuole è un pantano, non potete negarlo. Un pantano? Già. Allora cosa farete? Insegnerete le idee nuove sull'universo? Beh, vi ho detto che non ho le prove. Così continuerete a insegnare le solite diriterie. Purtroppo. Non voglio passare per un visionario.
E tantomeno per un eretico. Allora avete paura? Sì, sì, anche. Credete davvero di riuscire a trovarle queste prove? Non lo so. Siete un ribelle voi, eh? L'uomo è stato creato ribelle perché è stato creato libero. Ma della libertà non sa cosa farsene. Gli scotta nelle mani. Ed è molto felice quando può trovare qualcuno che lo costringe a ubbidire. Già. Perché all'uomo piace tanto piegare la testa. Poter baciare i piedi a qualcuno. Tutti quanti si spezzano la schiena a furia d'inchini. No, io non sono così affatto. Eppure lo sarete. Lo sarete anche voi se volete vivere in pace. Hai visto Morosini a Venezia? Sì, sono stato a casa sua. Ho saputo che abita con una ragazza di Milano. È molto giovane. Ma non l'ho vista. Figurati. Però quest'altra volta che vai a Venezia voglio venire anch'io. Tu vai a divertirti e mi lasci qui a lavorare. Sono stanca, adesso basta. Hai ragione, ti devi riposare. Faccio venire mia madre a darti una mano, eh? Oh, per carità, tua madre lascia la casa sua. Beh, allora cosa devo fare? Non so. Ma vedi, in questo stato... E quale stato? Sei sicura? Mm. Lo devo dire a Sagredo. Ma si può sapere che cosa c'entra Sagredo? Pensa a noi due piuttosto. Noi due? Certo. Quando è che decidi di sposarmi? Oh, abbiamo tempo per pensarci. Che fretta c'è? Cosa vuoi? Che nasca così anche questo? Io voglio prima di tutto che il bambino nasca forte e sano. E quindi bisognerà trovare qualcuno che ti aiuti in casa. No, guarda, stavolta te lo dico sul serio. Se non mi sposi, me ne vado. Ma dì, sei matta o cosa? No, niente matta. Ecco. Mm. Guarda. Ecco sto colletto. Sì, così. Sembra un deficiente. Ma va, invece guarda come stai bene. Ecco, così. Ma guarda, se uno si deve mettere queste palandrane per andare a insegnare, va. Posso entrare? Vieni. Buongiorno. Sagredo, che ti è successo? Che le ho date a Mocenigo. Le hai anche prese, però. Carogna delinquente. Il ga denuncia Bruno. E la consegna de peso ai preti. Sì. Sì, me l'hanno detto. Cosa pensi? Cosa penso? Che non si può pensare. La sfera celeste è perfetta, anche se noi non ne abbiamo un'idea esatta. La sfera terrestre invece non è perfetta, a causa dei monti, dei mari e a causa dei nostri peccati. Noi infatti siamo mortali, deperibili, imperfetti. Come tutti sanno, la sfera terrestre è al centro dell'universo e intorno ad essa girano il Sole e tutte le stelle, tutte le altre stelle. Tutte sfere perfette. Però c'è qualcuno che non la pensa così. Qualcuno sostiene che la Terra non sia affatto al centro di tutto, ma che al centro ci sia il Sole e che sia la Terra a girare intorno al Sole insieme con tutti i pianeti. Ciò significherebbe che la Terra è un pianeta come gli altri, il che, come ho detto, non è vero. Infatti, se così fosse, Aristotele e San Tommaso l'avrebbero scritto nei loro libri. Invece hanno scritto proprio il contrario. Quindi, come ho detto, la Terra è immobile ed è al centro dell'universo. Essa è racchiusa in 9 cieli. Sì, proprio 9, lo dice Aristotele, non uno di più, non uno di meno. Immaginate che la Terra sia la polpa di un'arancia, con 9 bucce intorno. Per la verità, non ho scelto un paragone molto felice, perché la polpa e la buccia di un'arancia sono della stessa materia e qualità, mentre la Terra, per sostanza e qualità morali, è ben diversa e distinta dai cieli. Infatti la Terra è composta di materia opaca e corruttibile, mentre i 9 cieli e tutte le stelle sono di cristallo, un cristallo lucido, eterno e incorruttibile. Tuttavia,
Qualcuno ha insinuato che i cieli sono materiali e corruttibili come la terra. È un'idea assurda! È scandaloso degradare i cieli in questa maniera! Oh sì, sì, d'accordo. Inoltre un'idea del genere sconvolgerebbe sino alle fondamenta tutto quello in cui crediamo. Un muro di impossibilità separa questa nostra terra dai cieli. L'uomo può solo guardarli e sognarli. E certo, sarebbe un'arroganza tentare di abbattere questo muro. No, la terra è come un seme marcio chiuso dentro queste 9 preziose sfere di cristallo. Giordano Bruno, sono di Nola, vicino Napoli. Sono un uomo di lettere e di scienze. A 15 anni presi l'abito di San Domenico e più tardi fui promosso al sacerdozio. Tenni l'abito fino al 1576. Quell'anno venni a presentarmi a Roma. A Napoli ero stato processato 2 volte. Prima perché avevo buttato via le immagini dei santi. Volevo solo il crocifisso. Poi per aver detto a un novizio che piuttosto di leggere libri di sciocche meditazioni era meglio che leggesse la vita degli apostoli. A Roma invece mi sono state fatte delle accuse false. E è per questo che ho lasciato l'abito. Dopodiché mi sono messo a insegnare. Dove avete insegnato precisamente? In varie università. Ginevra, Tolosa, Lione, Magonza, Francoforte, Praga, Parigi. Poi fui invitato a Venezia da Mocenigo. Disse che voleva delle lezioni e dopo invece mi ha accusato presso l'Inquisizione di molte cose false, stupide e infamanti. Eravate e siete uno scomunicato. Non dovevate tornare in Italia, sapevate benissimo di essere ricercato. Diteci la verità, per favore, volevate forse diffondere le vostre idee a Venezia? Sono voluto tornare in Italia solamente perché pensavo di fare cosa gradita al Papa. Speravo che concedesse una maggior libertà di opinione, un'azione di riforma. Pensavo di convincerlo. In quei paesi di eretici avete espresso giudizi contro la fede cattolica? Con gli eretici ho solo discusso di filosofia. Ma non avete mai pensato a diffondere la fede cattolica presso gli eretici? Sono solo uno studioso. E non vi è forse accaduto talvolta di esprimere lode per qualche persona eretica? Non perché eretica, soltanto per le sue qualità umane. Avete mai letto i libri di qualche teologo eretico? Sì, ho letto i libri di Lutero e di Calvino. Ma solo per curiosità. È vero o non è vero che nei vostri discorsi avete detto più di una volta che mentre gli apostoli convertivano le genti con l'amore e l'esempio, oggi i religiosi pretendono di convertire con la costrizione e la forza? Sì, è vero. Avete anche sostenuto che la fede cattolica è piena di bestemmie e addirittura che non sarebbe gradita al Signore. Avete denigrato i religiosi dicendo che conducono una vita riprovevole e scandalosa. Sono calunnie e falsità. Non ho mai detto cose del genere, sono calunnie di chi mi ha denunciato, perché mi vogliono rovinare! Calmatevi su. Non è meglio per voi farci una piena confessione, liberandovi di ogni vostro peccato? Questo tribunale userà tutta la pietà necessaria alla salute della vostra anima. Siate più preciso. Avete mai detto o scritto cose che fossero in qualche modo contrarie alla fede cattolica? Contrarie alla fede, no. Solo diverse. Giacché la vostra filosofia è contraria a quella di San Tommaso, non pensate che sia anche contraria alla fede? No, non siamo mica obbligati a ragionare come San Tommaso, ma ciò non significa essere contro la fede. Che cosa volete dire nel vostro libro intitolato dell'infinito universo e mondi? In quel libro espongo le mie idee sulla natura.
Per esempio, io affermo che la Terra è un astro. Un astro uguale alla Luna, agli altri pianeti, alle stelle. Cioè, per me, sono tutti fatti della stessa identica materia. E si muovono. Anche la Terra si muove. La Terra è immobile. Qui c'è la Terra e sopra noi il cielo che un giorno l'anima dovrà raggiungere. No, no, sulle stelle ci devono essere gran parte degli elementi che noi troviamo sulla Terra, cioè montagne, mari, piante, animali. Forse ci sono anche uomini. O comunque sostanze corporee come noi. Siete un visionario. Tutto quello che dite è assolutamente contrario alla Bibbia, lo sapete. Ma la Bibbia non è un libro di scienza. E quindi parla sulla base di ciò che l'uomo d'allora vedeva con i propri occhi. Sbagliate. Voi credete che gli uomini siano una specie animale e che siano corruttibili come tutte le altre creature materiali, è questo che credete? Sì, siamo una piccola parte dell'universo. Voi siete pazzo. Le vostre opinioni sono molto più gravi di quelle di Lutero e di Calvino. Essi almeno credono nella salvezza. Ma voi volete abbassare l'uomo fino al livello dell'animale. Abbassate la Terra al livello di un granello di sabbia. L'uomo non ha bisogno di tante illusioni. All'uomo è sufficiente la ragione. Inutile continuare, quello che dice è assurdo. È solo la verità. Ah, soltanto perché lo dite voi? Vi considerate un profeta. Diciamo il grande profeta del nulla. Riflettete. Senza Dio che cos'è che diventerebbe l'uomo? Nulla. Senza fede l'uomo più istruito è solo un disperato. Ma nell'universo sono parte di Dio tutte le cose. Ed è una parte di Dio anche l'uomo, perché la materia è unica. Dio e l'uomo sono delle sostanze ben diverse. L'uomo è una creatura di Dio. Non conoscete la Bibbia? Ma non capite che la mia filosofia nasce da un grande amore per l'universo intero? Perché per me l'universo stesso è Dio. Se il creatore non viene distinto dalla sua creazione, la religione non ha più senso. Voi siete un falso profeta. Voi siete un nemico di Dio e un nemico della Chiesa. Le vostre idee sono pericolose. Guarda che non c'è tanto da scherzare, te l'ho detto. Tuo cognato è deciso. Hai in mano una carta firmata da te. E se non finisci di pagare la dote di tua sorella, ha detto che ti fa mettere in prigione. Mamma, cosa vuoi che faccia? Hai di capito? Più? La mia parte l'ho pagata. Sì, lo so, ma... E allora che vuole? Scusa un momento. Adesso deve pagare mio fratello. Ma lo sai che non ha soldi? Beh, neanche io ce li ho. Così ti interessi dei parenti? Pensi solo a fare dei figli? E illegitimi, per giunta. Mazzoleni, dammi la lente numero 4. Numero 4. Non rispondi, eh? Beh, mamma, ne parliamo dopo. Ora torna giù. Fammi lavorare, eh? Ah, ecco. Magnifico. Perfetto. Ci siamo, ci siamo. Sì. Ce l'abbiamo fatta, vieni qui, vieni. Guarda. I due cerchi sembrano uguali. Legalo bene, eh? E fa come ti pare. Ma con tuo cognato non va a finire bene, vedrai. E quando riparti, mamma? Come quando riparto? Vuoi mandarmi via? Ah, mamma. È quell'antipatica di Marina che ti mette contro di me, eh? Lo so, lo so. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno. È fantastico. Magnifico. Ah, segreto. Lo strumento che mi ha dato Sarpi non valeva niente. Ma questo è fantastico. Fantastico. Perché? Che differenza c'è? Vedi quei due cerchi laggiù? Il più piccolo, guardalo con questo, eh. Guarda, guarda il più piccolo. Sì. Eh? Eh? Che cosa vedi? Quello piccolo si vede grande come l'altro. Appunto. Te lo dico io, questo strumento ci darà delle grosse sorprese. Marina. Cos'è che vedi? Già, lo sapevo. Si vedono cose che a occhio nudo non si vedono. Mi fa vedere. No, no, qui no.
liscia. Non è una sfera di cristallo. Svegliati. Svegliati, segreto. Che cosa? Su, sveglia. Sì. Su. Che succede? Guarda un po' lì. Mazzolini, vieni a vedere. Forse io ho gli occhi un po' stanchi. Gesè delle montagne, come sulla terra. Non è un cristallo perfetto. È materia rugosa, come la terra. Adesso guarda la parte buia. Non vedi dei punti luminosi? Sì, sì, sì. Sì, vedo dei punti luminosi che si slarga. Cosa vorrà dire? Sulla luna sorge il sole. Mazzolini, guarda anche tu. Quei monti riflettono il sole come i monti della terra. Questo è evidente. E il sole scivola a valle e la luce si espande. Lo sai che siamo i primi uomini a vedere l'alba sui monti della luna? Siate preciso. Vi domandiamo per l'ultima volta se per la salvezza della vostra anima siete pronto ad abiurare le 8 opinioni eretiche che abbiamo trovato nei vostri libri e negli atti del processo. Ve l'ho detto e ve lo ripeto. Io sono prontissimo a ravvedermi, prontissimo, ma soltanto per quello che riguarda la fede. Perché non sono affatto disposto a cambiare le mie opinioni sull'universo. Sono eretiche anche quelle opinioni, perché sono contrarie alla Bibbia. Ma quelle mie idee riguardano la scienza, lo sapete, non la religione. Secondo me ognuno deve essere libero delle proprie opinioni. Purché esse siano conformi alla nostra fede. Seguire gli insegnamenti della Santa Chiesa, obbedirle, questa è la vera libertà. Fuori della Chiesa c'è il caos e la perdizione. Il mio consiglio paterno è di abiurare con umiltà. Poi sarete accolto come penitente nel seno della Santa Chiesa Cattolica. Resto della mia idea. Sapete quello che vi aspetta? Posso immaginarmelo. Vi pentirete almeno in extremis. Cercherete di salvare la vostra anima? No, no, no. Salverei soltanto la vostra coscienza. Cosa volete insinuare? La grazia divina lo ha toccato. Questo vi piacerebbe poter dire. E dire che la vostra fraterna insistenza e il vostro fraterno patibolo mi hanno piegato. È un bestemmiatore! Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Adesso basta! Vi prego, provate a riflettere ancora un momento prima che sia letta la sentenza. È una sentenza grave. Credo che pronuncerete la sentenza contro di me con maggior timore di quanto ne proverò io nell'ascoltarla. Noi, chiamati per la misericordia di Dio e della Santa Romana Chiesa Generale Inquisitori, invocato il nome di nostro Signore Gesù Cristo e della gloriosissima Madre Sempre Vergine Maria, per questa nostra definitiva sentenza diciamo e pronunciamo e sentenziamo e dichiariamo te, Fra Giordano Bruno, essere eretico impenitente, pertinace e ostinato e perciò incorso in tutte le censure ecclesiastiche, le pene dei sacri canoni e leggi e costituzioni. E come tale ordiniamo che tu sia degradato di tutti gli ordini ecclesiastici minori e maggiori e scacciato dalla nostra santa ed immacolata Chiesa della quale ti sei reso indegno. E ordiniamo che tu sia consegnato al governatore di Roma qui presente per la debita punizione. Di più, condanniamo e riproviamo tutti i tuoi libri e scritti come eretici ed erronei, ordinando che siano pubblicamente bruciati.
pianeta era qua. E questo l'altra settimana si trovava qui. E perché... sì, perbacco. È proprio vero. Perché se questa stella era qui, allora... Ma tu non ti dormi mai. Cosa hai paura, che ti rubano il cielo? Sai cosa mi diceva mia madre quando ero piccolo? Guarda lassù, guarda il cielo. Ma non c'è un lassù. E non c'è neanche un quaggiù. Ci siamo dentro tutti. Devo capire presto. Devo trovare le prove. Guarda qui. Quelle stelle che ho scoperto hanno cambiato di nuovo posto. Se avessimo avuto delle prove, Bruno si sarebbe salvato. È vero. Si sono spostate ancora, capisci che vuol dire questo? Girano proprio intorno a Giove. Quelle stelle girano intorno a Giove, come suoi satelliti, sì, come la Luna intorno alla Terra. Ma allora Giove sarebbe un mondo a sé? Sì, con quattro lune. Ci sono in cielo molti movimenti, movimenti sconosciuti fino ad oggi. Anche la Terra forse si muove. Forse la Terra gira davvero. Stupidaggini, la Luna non può essere rugosa. Sappiamo che è un corpo celeste, quindi come tale è perfetta. Avete delle prove? Aspetta, se tu vuoi! È scritto nei nostri libri! Lascia parlare il professore! Non avevo le prove. Adesso le prove le abbiamo. Nel cielo non ci sono corpi perfetti oppure corpi imperfetti, ma soltanto corpi misurabili e forze calcolabili. Certo! La divisione fra Terra e cielo, che ci hanno insegnato fino ad ora, è erronea. Quello che vediamo alzando gli occhi è materia. Guardiamo in faccia la realtà. E che ne dicano i libri, i preti, i professori e quelli che hanno paura. Quel sistema è sbagliato, che a voi piaccia o no. Vieni, Mazzoletti. La verità non deve far paura. La Terra non è al centro. Questa è la verità. Ecco qui. Qui c'è la Terra e si muove. Si muove intorno al Sole. Eresia! Noi abbiamo conservato fino ad oggi una scienza schiava e asservita al potere. Ci hanno inventato un cielo come pareva loro, pieno d'angioletti, pieno di troni, di cherubini, pieno di serafini. Ma così cacciate Dio dal cielo? Dove lo mettete Dio nel vostro sistema? Dove è sempre stato, in noi, dentro di noi. Nell'universo non ci sono né angeli, né santi, né anime di morte. Chissà, forse ci sono altri soli, altri mondi, proprio come diceva Giordano Bruno. Secondo me è venuto il momento di parlare chiaro, bisogna parlarne a tutti quanti. Non ti pare? Guarda. Ho sentito dire che il rettore le preoccupa. E il vuol sospenderti dalle lezioni. Ah, sì? E io insegnerò fuori, in piazza, nelle strade, dappertutto. Voglio che tutti guardino lì dentro. Voglio che si convincano. Le stelle dell'universo sono 1027 e non di più. Le avete mai contate? Io ho puntato il mio occhiale ed ho visto quattro pianeti di cui nessuno ha mai sentito parlare prima d'ora. Che però esistono. Con il vostro permesso. Sono là e girano tranquillamente intorno a Giove, se avete la bontà di guardare. C'è l'impossibilità logico-metafisica per l'esistenza di quei pianeti. Date un'occhiata con questo. Sedetevi e guardate qui dentro. Io non vedo niente. Mi si imbrogliano gli occhi e basta. Non vedete perché non volete vedere. Io... Oh, non vorrete mica che ve li faccia calare qui sulla piazza ai vostri piedi, quei pianeti. Le vostre prove sono tutte fantasie. Fantasie? Ma provate, prego. Chi vuol provare? Non c'è mica il diavolo dentro. In fondo è come mettersi un paio di occhiali. È possibile che nessuno voglia provare? Solo un'occhiata. Coraggio, su, che cosa vi costa? Provate. Solo un'occhiata. Una, per favore. È tutta una farsa e ci rendiamo ridicoli. Tutto per colpa vostra.
Vieni, vieni. Guarda qua dentro. Perlomeno un cane avrà guardato nel mio occhiale. Schifoso imbroglione, te e la tua scienza, bella scienza! Non hai imparato neanche a vivere! Lui va via, il professore, ma a me non me la fai, non mi prendi in giro! Non ha famiglia questo grand'uomo, non puoi portarmi con lui! Marina, capiscimi, ma cosa c'è da capire? Ma che te l'ho detto, ti trovo marito, ti faccio la dote, uno che ti vada bene, eh? Oh, razza di mascalzone schifoso! Adesso mi trovi un marito, hai un bel coraggio, bella facciata! Buona, buona! Ma che credi di essere tu? Una dote di 1000 scudi. Sai quante cose puoi fare con 1000 scudi? Ne trovi almeno 10 di mariti, se vuoi. Ma dove li prendi? Me li dai a rate? Ma se non hai neanche un soldo. E poi non voglio nessuno io, neanche a te. Ma voglio sfogarmi almeno. La signora Marina ha proprio ragione. Ha un bel coraggio a chiamarmi signora. Vuoi anche prendermi in giro adesso? Ti sei scelto proprio per scompare. Vi siete accoppiati proprio bene voi altri due, ma va. Non mi dispiace, Marina, davvero, sul serio. Ma ricordati che potrai sempre contare su di me. Qualsiasi cosa ti occorra. Che cosa dovrei fare adesso? Dirti grazie? Dovrei credere alle balle che mi racconti, ma va, sta zitto. Peccato, chi se prende per amore, per rabbia si lascia. Ma sta un po' zitto tu, va, togli i tuoi proverbi. Senti, Marina, su. Io te l'ho detto. Senti, Marina, non puoi venire con me. Non so neanch'io dove andrò. Io te l'ho detto, i bambini ci penso io. E poi per te, vedrai. Troveremo una buona sistemazione. Lasciami. Allora, ti sei proprio deciso a tornare in Toscana? E i putei? Li porto da mia madre. Amico, paura partì. Quale inquisizione non ti daria fastidio? A Firenze è un'altra roba. E perché? Bruno non l'hanno arrestato qui? Tutti i posti sono uguali. Almeno a Firenze il Granduca è mio amico. Ti sei proprio un ingenuo se ti credi di poter convincere la Chiesa alle tue idee. Io vado a Roma. Cerco di parlare con Paolo V. L'eresia del punta sia, morte e fuoco all'eresia. Ho saputo che vi siete trovato molto bene a Firenze. Il Granduca mi ha scritto. Tra l'altro mi dice di raccomandarvi di non turbare i rapporti fra Toscana e Chiesa qui a Roma. È il gioco della pignatta! Quello che la pignatta romperà, l'oro e l'argento devierà! È il gioco della pignatta! Bello. Ma perché sono vendati? Che gioco è? Che bello, andiamo! È un gioco tipicamente romano. È un gioco da scemi. Finite parvulò svenire. Ma non posso dire la pigliata. Lo vedete? Galileo scherza col fuoco. Caro ambasciatore, se si è protetti dai gesuiti. Proprio per questo i domenicani non lo vedono di buon occhio. E anche con i domenicani non c'è mica tanto da scherzare. La verità si conosce solo con la preghiera, non con quel vostro occhiale. Perché? È solo uno strumento come la vanga o la ruota. Serve a facilitare il lavoro, né più né meno. Sì, ma la ruota e la vanga sono arnesi innocui. Voi invece volete turbare lo spirito. Lo vorrei solo svegliare. Perderete l'anima per questa presunzione. E voi la schiacciate dormendoci sopra. Avete litigato, eh? Non molto.
Mi raccomando, fra due giorni sarete presentato a Paolo V. Oggi siate prudente quando vi incontrerete con Bellarmino. Il cardinale Bellarmino? Sì, è dell'Inquisizione. Ah. Ed è il più intransigente. Quindi, quello che vorrei discutere con le eminenze vostre e con i dotti matematici e fisici qui presenti è questo. Io ho visto che il pianeta Venere si muove intorno al Sole. E allora mi sono domandato, com'è possibile che soltanto la Terra sia immobile? Se i corpi celesti sono in movimento, è possibile che solo la Terra sia ferma? Secondo me si muove anche il Sole. Gira intorno al suo asse. E ne ho le prove. Le ho ricavate dalle osservazioni delle macchie solari. Per me sono prove assolutamente inoppugnabili. La parola di Dio è una dimostrazione ben più valida. Penso vi rendiate conto che le vostre teorie sono in contrasto con la Bibbia. Vedete, Eminenza, è vero che Dio si rivela attraverso la Sacra Bibbia, ma io penso che egli si riveli anche attraverso la natura. Oh, caro Galilei, lo Spirito Santo che ha ispirato la scrittura non può certo avere commesso degli errori. No, certo no. Ma i profeti che scrissero la Bibbia si sono adeguati alle cognizioni scientifiche dei loro contemporanei. Come sarebbe a dire? Lo Spirito Santo non può sbagliare. Perdonatemi, Eminenza, mi sembra che vi sia sfuggita la distinzione che fa il signor Galilei. Egli distingue nella Bibbia due linguaggi. Uno che è indiscutibile e che riguarda la fede. L'altro interpretabile alla luce della scienza. Sì, ecco, grazie. Esatto, questo intendevo dire. Si direbbe che avete qualcosa da insegnare alla Chiesa. Continuate pure. Mi permettete? Siamo qui per ascoltarvi. Eminenza, nello spiegare la Bibbia, la Chiesa non dovrebbe restare vincolata alle idee del passato. Per poter utilizzare via via le nuove scoperte scientifiche, dovrebbe tenersi libera. I libri di San Tommaso ci insegnano come spiegare il senso della Bibbia. Capisco benissimo tutte le vostre cautele, padre. Ma in fondo San Tommaso era solo un uomo. Possibile che nessun altro possa proporre una nuova visione del mondo? Comunque nulla ci vieta di guardare in quell'occhiale. Venite, padre Claudio. Come funziona? Prego. Ditemi, voi matematici non trovate un po' azzardate le idee di questo Galilei? Non si può negare la validità di alcune scoperte, anche se è penoso abbandonare le vecchie idee. Col tempo la scienza si rinnova. La saggezza degli antichi padri e dei santi, quella ci insegna la vera umiltà e la contrizione, ed è ben più importante della scienza. Sono preoccupato. Per prudenza ho voluto interpellare i teologi della Santa Inquisizione. Tutto quello che Galilei ha detto sulla Bibbia mi ricorda moltissimo Giordano Bruno. Già. Movente. Leggetela anche voi. È la lettera dell'ultimo eretico che abbiamo dovuto mandare al rogo. Mi fa piangere come un bambino. Quel poveretto si è riconciliato con Dio solo prima di morire e ha voluto scrivere queste righe. Ci ringrazia. Se la sua anima è salva, lo deve solo alla Madre Chiesa. Le pene corporali aprono la via alla grazia. Chissà se meritava di morire. Sapete che i protestanti ci accusano di violenza. Non è violenza, è sacrosanta difesa contro i nemici della Chiesa. Certo, però si potrebbe obiettare che ogni forma di violenza, comunque sia, è contraria alla carità cristiana. Allora cosa vorreste? Vorreste una Chiesa debole, sconfitta, morente? A volte persino le guerre sono necessarie, necessarie come i tagli di un buon chirurgo. Però nel Vangelo è scritto vi mando come pecore in mezzo ai lupi. È pensabile che le pecore possano mordere i lupi? Caro Del Monte, è o non è lecito a uno Stato difendere i suoi cittadini dai nemici con ogni mezzo e se necessario ricorrere ai mezzi estremi? Ma la Chiesa non è uno Stato, la Chiesa è prima di tutto un istituto spirituale. È un'idea inaccettabile, potere temporale e potere spirituale sono una cosa sola. Le udienze, Santità. Chi? Il Cardinale Barberini e il signor Galilei. Fateli entrare. Mi hanno parlato molto bene di questo Galilei, non ricordo a che proposito. Per quelle scoperte astronomiche sulla Luna. La Luna? Cosa c'entra la Luna? Ah, adesso mi ricordo. Santità, ecco un uomo devoto che fa onore non solo alla Toscana, ma a tutta la Santa Chiesa. Alzatevi, figliolo. Abbiamo molto rispetto dei vostri meriti. E ringraziamo la Divina Provvidenza che ha concesso a un cattolico il primato delle scoperte astronomiche.
Sentite, vorrei sottoporvi alcuni problemi. Scrutate il cielo e offrite alla Chiesa le vostre scoperte. Essa è orgogliosa di un figlio come voi. Sono molto commosso. Davvero grato, Santità. Vedete, ci sono alcuni problemi che vorrei sottoporre a voi, se ciò mi è permesso, perché... Tuttavia, lasciate che come il padre al figlio vi raccomandi di vigilare affinché la vanità, madre di tutti i mali, non entri nell'animo vostro. Quando un uomo tocca una vetta e si eleva sugli altri, è molto più esposto alle tentazioni e spesso, lo sapete, dimentica che la virtù del cristiano è l'umile sottomissione. Vigilate, figlio mio. Capite, Eminenza, volevo dire al Papa di quei frati che mi stanno calunniando. Lasciate stare. È importantissimo per voi che vi abbia ricevuto senza fare la solita trafila. E inoltre non ha nemmeno permesso che gli baciaste la pantofola. È un privilegio raro. Sarà. Avrei voluto almeno prospettargli l'urgenza di certi problemi. Secondo me, occorrerebbe addirittura convocare un concilio, non vi pare? Non esageriamo. La Chiesa non precipita mai le cose. Ma verrà anche il vostro momento. Per ora io vi consiglierei la prudenza. Parlate poco. Ma siate fiducioso. In me avrete sempre un amico. Venite avanti, caro. Vi ho fatto chiamare perché certamente potrà esservi utile conoscere il parere dei teologi sull'ipotesi del moto della Terra. Prego. Ascoltate con le vostre orecchie le conclusioni a cui essi sono giunti. La teoria copernicana è filosoficamente assurda, formalmente eretica e erronea riguardo la fede. Come può essere assurda, se è vera? La vostra domanda è mal posta. Siete voi ad affermare che simile teoria è da ritenersi fondata, che essa è vera. I teologi dicono che non lo è. Non possono sbagliarsi. I teologi interpretano la parola del Signore. Il Vangelo parla a tutti. Ma ci vuol prudenza nell'interpretarlo. Veramente nel Vangelo si parla più di coraggio che di prudenza. Pensate a Giordano Bruno. Datemi retta, è un bene per voi che l'errore venga corretto in tempo. Così saprete regolarvi. Mi diceva il cardinale Barberini che siete un uomo pieno di prudenza. Vieni un po' qui. Sì, papà. Hai mai visto in faccia una pulce? Guarda. Su, guarda. Oh. Sembra che abbia il muso di un topo. Già. L'hai costruito tu? Sì. Vediamo. E con le altre scoperte a che punto sei? Quali scoperte? Le stelle. Ah, bene, ci lavoro sempre. Perché non mi spieghi? È difficile, guarda che librone. Lo intitolo Dialogo dei massimi sistemi. Lo dedichi al nuovo Papa? Sì, infatti. Mi piace molto che tu viva qui a Firenze. Almeno ci possiamo vedere quasi tutti i giorni. E non ti preoccupare, perché la superiora mi ha dato il permesso di venire da te tutte le volte che c'è bisogno. Parliamo spesso di te e tutte le altre suore mi invidiano un padre così. Così come? Dicono che sei famoso. Forse, ma è un po' scomodo. Perché? Che ti succede? Sai, nei prossimi giorni vado a Roma. A Roma? A riverire il nuovo Papa? Io sono contenta, vedrai come ti riceverà bene. Dicono che è buono. E poi hai detto che Urbano VIII è tuo amico, ti ricordi? Lui l'aveva detto, ma era solo cardinale allora. È ancora amico, vedrai. Non ti preoccupare, papà. Fidati di lui. Consegnerò il mio libro a Urbano VIII perché lo approvi. E lo approverà, perché se ci sono difficoltà i papi risolvono tutti i problemi. E se ti dà ragione lui, guarda, te la daranno tutti. Sì, ma ho molti nemici a Roma. Ma perché? Beh,
Niente, cara, è una faccenda complicata. Non mi dici mai le cose come stanno. Spiegamelo. Non è niente, te l'ho detto. Salute, oh fratello dilettissimo in Cristo. Noi vi abbiamo chiamato non appena saliti sulla cattedra di San Pietro per compiacerci paternamente coi vostri meriti, che avemmo sempre a cuore. Alzatevi, figliolo, alzatevi. Qui vedete il servo dei servi di Dio, anche se carico delle somme chiavi di San Pietro. È giunta l'ora, a noi sembra, di un profondo rinnovamento della Chiesa di Cristo, pur nel riverente rispetto dell'insegnamento autorevole della tradizione e nella docilità alla illuminazione dello Spirito Santo. Noi crediamo che la Chiesa abbia il compito di vigilare sugli ingegni, ma non il diritto di fermarli. Giustissimo. La libertà è la sola condizione per poter esprimere pienamente... Voi sarete nostro graditissimo ospite. E credeteci, il nostro cuore palpita di gioia paterna. Grazie, grazie. Poiché noi ci aspettiamo da voi grandi cose. Ho un libro già pronto che vorrei sottoporre alla vostra... Sarà per noi causa di ineffabile consolazione e di dolcissima speranza poter mostrare al mondo che solo i cattolici sanno affrontare i problemi che i nuovi tempi vanno proponendo. Infatti il mio dialogo dei massimi sistemi è dedicato a voi e così la scienza avrebbe la possibilità... Lo sappia il mondo che la Chiesa guarda gli uomini di studio e gli artisti con profondissima stima e desiderio di accogliere le loro esperienze e di tutelare le loro libertà. Ci sono problemi importanti... La Chiesa è gioiosa di accogliere l'espressione dello spirito tormentato dei pensatori nelle sfere luminose della grazia divina. Nel suo libro Galilei prende in giro la Santa Chiesa. E ridicolizza il sommo pontefice. No, no, vi sbagliate. Eppure tutte le ragioni della Chiesa sono messe in bocca a un personaggio ridicolo. Galilei gioca con la Chiesa come il gatto con il topo. Prima la lascia parlare e poi con pagine e pagine di obiezioni la terra e per di più la ridicolizza. Cioè ridicolizza noi e voi. Noi volevamo che nel libro risultasse che la scienza discute e ipotizza, d'accordo, ma che l'ultima parola spetta alla Chiesa. Tutto questo si trova nel libro. Però è messo in bocca a un personaggio ridicolo. Il libro è stampato con tanto di imprimatur del maestro del Sacro Palazzo e con solenne dedica a vostra beatitudine. Il mondo può pensare che la Chiesa ha tradito tutti i suoi principi permettendo la stampa di questo libro. Padre Riccardi, come avete potuto dare il nostro imprimatur? Io ho letto il libro da cima a fondo e ho suggerito qualche correzione. A dir la verità non mi sarei deciso a rilasciare l'imprimatur, ma il vostro segretario... Non c'è nulla di irriverente in quel libro. Corrisponde al programma di rinnovamento di vostra santità. Lasciate stare il nostro programma di rinnovamento. Diteci piuttosto se è vero che nel libro si ridicolizza la nostra persona. Ma questo non è vero assolutamente. Non è vero. Noi siamo sempre stati comprensivi verso gli artisti e gli scienziati. Galilei è uno scienziato serio. Egli merita la nostra stima. Non calunniatelo. Vostra beatitudine è troppo tollerante. E Galilei ne ha approfittato. Quest'uomo è pericoloso come Lutero. È assurdo! La peste eretica si sta diffondendo anche qui dentro. Cardinal Borgia, vi proibisco di insinuare un sospetto di questo genere. Ritengo che vostra santità debba sapere come stanno le cose. Il vostro pontificato è debole con gli eretici. Questo Galilei è solo la goccia che... Cardinal Borgia, che intendete dire? La cattolicissima Spagna non è più disposta a tollerare la vostra politica. Noi non abbiamo le chiavi di Pietro per eseguire gli ordini del re di Spagna. Voi non potete continuare ad ignorare che l'esercito spagnolo con le sue vittorie restaura il cattolicesimo dappertutto e annienta i protestanti. La guerra della Spagna è una guerra missionaria. Perché vostra santità, invece di allearsi agli spagnoli, appoggia i francesi e finge di ignorare che i francesi sono alleati dei paesi protestanti? La Spagna non sta facendo, come dite voi, una guerra missionaria. Come ambasciatore della Spagna e principe della Chiesa, è mio preciso dovere mettervi in guardia contro i pericoli della vostra politica europea. Voi volete soltanto che i papi si inchinino alla volontà del re di Spagna. Allora io vi dico che i danni che la vostra politica sta recando al cattolicesimo ricadranno sulla vostra persona. Adesso basta. Voi approfittate dell'immunità per offendere il vicario di Cristo. Non lo tolleriamo. Noi non crediamo che alla cattolicissima Spagna stiano tanto a cuore le sorti della fede quanto piuttosto il suo sogno di egemonia sull'Europa intera. Padre Clavio e padre Malpertio e noi altri astronomi ne abbiamo riconosciuto la verità matematica. La verità matematica delle scoperte di Galilei è del tutto irrilevante. Il fatto è che Galilei vuol dettar legge alla Chiesa. Perché dettar legge? È un uomo di scienza che espone le sue scoperte e propone nuove idee. È giusto che la Chiesa imponga agli uomini di oggi di pensare con la testa di quelli di ieri? I nostri fratelli impegnati nelle missioni d'Asia e d'America insegnano il sistema di Copernico. Perché in Europa non l'accettiamo? E come potremmo?
Ricordatevi che qui la Chiesa è lacerata dallo scisma. Dimenticate chi sono i protestanti. Anche loro pretendono di interpretare liberamente la Bibbia. Dare ragione a Galilei significa aumentare la confusione. Significa incoraggiare la riforma protestante. E se poi Galilei avesse ragione, è un'ipotesi plausibile. In fondo che cosa sappiamo noi dell'universo? Dio dov'è? Lo sappiamo. E allora perché queste domande ci paiono così assurde o ci spaventano addirittura? Padre Malpertio, sono domande presuntuose. La Chiesa ha già dato da molto tempo risposte precise. Di fronte al dovere di difendere l'autorità della Chiesa, ogni altra questione deve passare in secondo ordine. Piccolo uomo Galileo, che cosa credi di vedere nel cielo? Quale insensata superbia ti muove a sovvertire l'autorità del libro di Dio? Con quale orgoglio seduci le menti? La matematica è un'arte del demonio. E tu invece la poni al di sopra e contro la parola dei profeti! Con Galilei è venuta Firenze e l'eresia, ma noi, frati di San Domenico, umilissimi servi denominati i cani bianchi e neri che vigilano la porta della chiesa perché il demonio non vi entri, leviamo la nostra voce, diamo l'allarme e diciamo pubblicamente perché tutti ci sentano: chi sostiene che il sole sta al centro e la terra si muove contro l'autorità delle sacre scritture è un eretico, è colpevole di eresia! Sia lodato Gesù Cristo. Inquisitore. Ho l'ordine di sospendere la stampa di questo libro e di confiscare le copie già stampate, tutte. Ma avete dato proprio voi il permesso di stampare? Il permesso è revocato. Ma come? Con tutto questo lavoro già fatto? L'ordine viene da Roma. Raccogliete. Gli spagnoli ci vogliono avvelenare, caro ambasciatore, la nostra salute li infastidisce. Ma perché? Perché non siamo i loro servi. Voi siete molto amico di Galilei. Certo. Lo eravamo anche noi, ma siamo stati ingannati. Venite qua, Bernini. Con quel libro che ha scritto, ha tradito la nostra fiducia. Sembra incredibile, era dedicato a voi. Galilei è molto abile. Ci dispiace, ma questa volta dobbiamo affidarvi un incarico increscioso. Dovete avvertire il Granduca di Toscana che Galilei sarà citato davanti al Sant'Uffizio. Ma si opporrà? Troppi capelli. Galilei è suddito toscano. Sì, certo, ma il Granduca non si opporrà. Ha bisogno di noi, non è vero? E se Galilei si rifiutasse di venire? Per questo chiediamo la collaborazione del Granduca e la vostra. Non dovete allarmare Galilei prima del necessario. Ma gli si dirà almeno di che cosa è accusato? Il Sant'Uffizio non mette mai in piazza i suoi segreti. Lui sa in che cosa ha mancato. Deve venire a Roma. Se non vuole, vi sarà costretto. Ho già scritto la mia difesa. Ecco. Sono sempre lì quei frati. Chissà cosa fanno. Sono qui intorno da ieri. Sì, mi sorvegliano. Perché? Hanno paura che scappi via per non andare a Roma. Per questo mi fanno spiare. Perché dovresti scappare? Che cosa hai fatto? Io non ho fatto niente di male. E allora? Chi ha la coscienza pulita non deve aver paura.
Hai ragione. E così il Granduca non mi difende. Non si mette contro il Papa, quello. Dammi ascolto, scappa. Ma perché deve scappare? E dove? A Venezia, a casa mia. O dai Morosini, anche loro Isa in pena partì. Vi allarmate tutti per niente. Ma se ti va in bocca all'Inquisizione, noi te molla più. Sono vecchio, non ho più voglia di andare in giro per il mondo. Perseguitato per tutto il resto della vita. Se Sagredo avesse ragione. No, no, io voglio andare a Roma. Se non ci vado, mi scomunicano. Mi stanno dietro, non si vive più. Preferisco andare là a difendermi. Spiegherò le mie ragioni e... In fondo appartengo anch'io alla Chiesa, non vi pare? Ecco. Se succede qualcosa, scrivi a Sagredo, capito? Sì. E fallo venire subito a prendere questa roba. Digli di farla stampare fuori, all'estero. Va bene. Sta tranquillo, papà. Brava. Ma vedrai che non ci sarà bisogno. Se vi occorre qualche cosa, rivolgetevi a lui. Padre Charles è al vostro servizio, alloggerà qui con voi. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Mi serve qualcosa? Devo parlare subito con qualcuno. L'ambasciatore di Toscana. Digli che sono qui. Siamo molto amici. Ah, senti, voglio parlare col Papa, mi è amico, l'ho detto tante volte. Basta che tu gli dica il mio nome e che lo prego di ricevermi. Galilei. Oh, meno male. Statemi a sentire. Bisogna fare qualcosa. Devo parlare subito col Papa. Subito. Bene. Bravo, vabbè, andate. È tutto così poco chiaro, ma ci proverò lo stesso. Intanto siate cauto. Assecondateli. Finirà prima. Dovete credermi. Non capisco. Meglio non fare resistenza. Perché no? Se discutete sarà peggio. Ma chi credono di essere? Riconoscete questo libro? Sì, certo, è mio. Eravate a Roma nel 1616? Sì. Per quale ragione? Forse siete stato convocato dal Sant'Uffizio? Oh, no, no. Venni per motivi miei. Quell'anno stesso la teoria del moto della Terra venne condannata. Certo ne siete venuto a conoscenza. Mi pare che me ne abbia parlato il Cardinal Bellarmino. Ma non mi ha assolutamente precisato che fosse un decreto obbligatorio. Voglio dire vincolante. Che cosa vi disse lui, precisamente? Ma è passato tanto tempo. Come volete che faccia a ricordarmi le sue esatte parole dopo tanti anni? Ascoltate. In presenza del Cardinal Bellarmino, il commissario Segizi fece precetto e ingiunzione a detto Galilei, in nome del Papa e di tutta la congregazione del Sant'Uffizio, no, di abbandonare l'opinione copernicana, né altrimenti sostenerla, no, insegnarla o difenderla a voce o per iscritto. Al quale precetto Galilei acconsentì e promise di obbedire, venerdì 26 febbraio 1616. No. Il Cardinale Bellarmino mi ha dato solo un consiglio. Non ci fu verbale. Niente. Mostratemi la mia firma. Non c'è. Un'intimazione del Sant'Uffizio deve sempre avere la firma dell'interessato. Questo non toglie nulla alla sua efficacia. Sicuramente gli fu mostrata e questo basta. No, nessuno mi ha mostrato niente. Questo me lo ricordo molto bene. Chi è quello lassù? A brother. Chi? Il fratello. Ah.
Senti, devi recapitare al Papa questa lettera. Non si scrive mica così al Papa. Ah no? Non è vostro fratello. Meglio riscriverla, si comincia così. Mentre prostrato al bacio della vostra sacra pantofola, io mi professo umilissimo e devotissimo servitore di Santa Romana Chiesa, imploro e invoco dalla santità vostra, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. La sacra pantofola. Galilei accetta persino le teorie di eretici come quel Gilbert, il quale dice cose stranissime e incomprensibili riguardo alla Terra. Per esempio, secondo lui, la Terra agirebbe come un magnete. Che cos'è il magnete? Lasciate perdere questo magnete, roba da eretici, cosa volete che sia? Abbiamo la pretesa di trattare faccende delle quali non siamo competenti. Il libro di Galilei non l'abbiamo neppure letto. Noi invece, Eminenza, l'abbiamo letto. Ed egli vi sostiene la teoria del moto della Terra. Quindi il corpus delicti è disubbidienza all'ingiunzione del Bellarmino, vale a dire malizia intenzionale. Galilei ha negato l'ingiunzione e poi non c'è la firma. Comunque resta sempre il suo libro. E allora condanniamo all'indice il libro, punto e basta. La volontà del Papa è stata precisa e noi dobbiamo corrispondere. Certo, Eminenza, faremo tutto il possibile. In tutti i processi l'imputato ha diritto di difendersi. Ma qui non mi si permette neanche di discutere. La verità non si può mettere in discussione. E la scienza non è verità? Perché non tenerne conto? Soltanto la Chiesa è depositaria della verità. Sì, d'accordo, Eminenza, ma io vorrei che voi ascoltaste tutto quello che... Ascoltate voi piuttosto. Voi mettete in dubbio la nostra autorità. Ma questo è ingiusto. Io ho sempre rispettato l'autorità della Chiesa, ma in questo caso lasciatemi dire che non c'entra. Non c'entra affatto, perché le leggi della natura sono quelle che sono e non c'è nessuna autorità in terra che possa cambiarle. Io ho solamente cercato di capirle, di studiarle. Dov'è il mio peccato? Perché Dio ci avrebbe dato gli occhi per guardare? Spiegatemelo. E perché abbiamo un cervello se non per pensare? Non è una lezione che vi abbiamo chiesto, attenetevi alle domande. Noi non discutiamo la vostra buona fede, ma siete in errore. Dovete crederci, fate una buona confessione. Non ho fatto niente. Avete detto di essere un buon cattolico, no? Un buon cattolico, sì. E un buon cattolico metterebbe in discussione la parola della Chiesa? E voi gli cedete? Accederei se cominciassi a dubitare delle mie scoperte. Ora vorrei riposare un poco. Povero vecchio, voi avete perduto la facoltà di capire che cosa è bene e male. Fatevi consigliare. Non li voglio i vostri consigli, mi fanno paura. Voi vorreste chiudermi in trappola come un topo. No. No, prima o poi la Chiesa dovrà capirmi. E mi capirà. Questo è solo un incubo. Io non so proprio che altro dirvi, veramente. Mi dispiace, sarà fatta la volontà del Signore. Ecco. Senti, hai provato a guardare con questo? Ma che volete che mi importi? È possibile che ci teniate tanto a quel coso lì? Sì, ci tengo molto. Ma voi dovete essere un po' matto, eh? Avete seccato tutti quanti. Di un po', quanti anni hai? 20, ho studiato, i libri non parlano affatto di quel coso. Già. Cosa credete, di essere un profeta? Dicono che siete un ambizioso. Sapete che l'ambizione è un peccato? Eravate amico personale del Papa. Non vi bastava? Come posso assolvervi se continuate ad affermare che i teologi della Santa Inquisizione hanno torto e solo voi ragione? Pensate che i vostri giudici siano tutti degli incompetenti? Oppure che vogliono prendersi gioco di voi? No. Non so niente. Non capisco più niente. Voi non avete fede. Perché? Sono un uomo di fede. La prima virtù dell'uomo di fede è l'umile sottomissione, la piena obbedienza alla Chiesa.
Sì, ma... padre, io ho bisogno di capire, vi pare? Voi volete capire troppe cose. Subito con gli inquisitori. Che cosa vi è venuto in mente? Adesso credo che riuscirò a convincerli. Mi sono dimenticato di dirvi che i reverendi padri inquisitori vi aspettano tra un'ora. Io sono contrario a tutta questa faccenda. È stata decisa dalla maggioranza e il Papa ne è al corrente. Siamo pronti a sottoporre l'imputato alla tortura affinché possa riceverne aiuto per confessare la verità e pentirsi. Galilei, in nome di Dio, pentitevi. Pentitevi in nome di Dio. Concediamo all'imputato il tempo di prepararsi al pentimento. Voglio dirvi quello che penso. Prima di tutto mi dispiace di essere venuto qui come uno sciocco a sottomettermi. Io credo a quello che ho scritto. Ci credo. E non posso rimangiarmelo. Per di più, penso che sia un bene per la Chiesa ascoltarmi. Ma la Chiesa non vuole. Preferisce dire che ho peccato. Ma di che si tratta? Cosa ho mai commesso? E voi? Voi che ve ne state seduti lì, come tanti dei, ditemi onestamente, avanti, parlate. Dopo aver commesso un atto di violenza morale su di me, avete il coraggio di credervi senza colpe o peccati? No, non lo credo. Così vedete, non sono io il solo povero comune mortale qua dentro, ma anche voi. Siamo tutti poveri mortali. Anche quelli che come voi hanno troni, titoli, vesti di seta, anelli e credono di essere superiori a tutti gli altri uomini. Io credevo che la Chiesa... Sì, ne ero convinto. Credevo che la Chiesa amasse la verità, non l'ignoranza, ma mi sono sbagliato. Oppure questo tribunale... non ha niente a che vedere con la Chiesa. No, non lo credo. Ah, non state lì a guardarmi come se fossi il diavolo incarnato. Non lo sono, sono un uomo qualunque. Però voglio dirvi una cosa. Se c'è qualcuno qui dentro che ha visto il diavolo, ebbene, quello sono io. L'ho visto, sì, in alcune vostre facce. E non soltanto oggi. Che fai? Cosa nascondi?
Allora ti interessa? O ti hanno detto di portarmelo via? Verità. Il bambino e la fede. Così? No, così. Così? Sull'altro braccio, prova sull'altro braccio. Ecco, più adagiata, sentire più il peso del corpo del bambino. La speranza, bambina. E voilà. Oh. La giustizia. Ispirata. L'altro braccio sul ventre, così. Ecco. Guarda lontano, in distanza. Espressione placida, così. Più severa. La temperanza. La fortezza. Oh. E voilà. Con questo modello io spero di realizzare, secondo il vostro volere, il monumento che accoglierà le vostre santissime spoglie. Mi auguro fra 100 anni. Grazie, caro Bernini. La giustizia, bene, bello. La carità, bene, ottimo, meraviglioso. La speranza bambina, stupendo. La temperanza. Il basamento sarà di marmo rosso di Levante su Bardiglio. La grande colonna per la vostra statua, cipollino apuano con intarsi di porfido. E per la statua pensavo, le vesti di marmo verde di Susa e le carni nero di Valencia, l'urna di marmo Portoro, sull'urna una morte di cipollina Puano con in mano una pergamena, nero di Valencia, e sulla pergamena sarà scritto a caratteri d'oro il vostro santissimo nome. Bello, sì, perfetto. Bene, sì, sì. Santità. Avevate tanta urgenza di parlarci. Galilei ha ceduto. Possiamo chiudere questo caso. Vogliamo una punizione esemplare. Ma vostra santità pensa... Credeteci, credeteci. Il nostro cuore paterno soffre, ma non possiamo ascoltarlo. No, no, non ci siamo ancora. Sembra che stia dormendo. Ci vuole un gesto più ampio, più vivo. Così? Così? Sì, 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 sì. Sì? Sì, sì, sì. Bene, giusto. Bene. Un gesto di protezione sul mondo. Perfetto. Ambe di quello. Ma dove va? È mascherato.
misericordia di Dio e della Santa Romana Chiesa. Cardinali, inquisitori generali contro l'eretica pravità, essendo tu, Galileo, figlio di Vincenzo Galilei, colpevole di aver scritto un libro che disseminava la falsa dottrina di Copernico, trasgredendo all'ordine che ti era stato impartito, noi diciamo, pronunciamo, dichiariamo che tu, Galileo, ti sei reso fortemente sospetto di eresia. Ma da questa accusa diciamo che puoi essere assolto, purché prima, con cuore sincero e vera fede, davanti a noi abiuri, maledica e detesti i suddetti errori ed eresie nel modo e forma che da noi ti sarà data. E affinché questo pernicioso errore non resti impunito e perché venga di esempio agli altri, perché si astengano da simili delitti, ordiniamo con pubblico editto che sia proibito il libro dei Dialoghi di Galilei. Ti condanniamo al carcere formale a nostro arbitrio e a penitenze di preghiere, riservandoci la facoltà di moderare o mutare la suddetta pena. Io sono pronto a confessare, sì, tutto quello che vi piacerà, perché io sono un cristiano e tale voglio restare, a dispetto di quello che mi è stato fatto e a dispetto di tutti quelli che non mi hanno voluto capire. Leggete qui, in ginocchio. Io, Galileo, figlio del fu Vincenzo Galilei, inginocchiato davanti a voi, eminentissimi, reverendissimi cardinali e generali inquisitori, e con la mano destra posata sui sacri Vangeli, in umiltà, giuro che nel passato ho sempre creduto e credo ancora e crederò per sempre tutto quello che predica e impone la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Ma essendo gravemente sospetto di eresia per aver sostenuto e proclamato che il Sole sta al centro dell'universo e si muove e che la Terra non stia al centro dell'universo e si muova, e volendo io cancellare dalla mente delle vostre eminenze questo terribile sospetto, qui davanti a voi abiuro, rinnego e detesto gli errori suddetti e le eresie, e giuro che in avvenire non asserirò né a voce né per iscritto simili cose. E se mai conoscerò qualche eretico o uomo sospetto di eresia, io lo denuncerò a questo tribunale. E inoltre, io giuro di sottomettermi con la massima umiltà a tutte le pene e castighi previsti dai sacri canoni per tali delinquenti.